Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Nel video di oggi vi racconterò le mie impressioni su questo fantastico dispositivo CarPlay Android Auto chiamato C7, 7 come il numero dei pollici che ha, quindi è una bella tavoletta stracomoda per guidare in piedi perché con l'inclinazione giusta sembra un roadbook. Ha due certificazioni, IPX7 e IP65, quindi resistente all'acqua e resistente alle polveri. A luce diretta si vede, una luminosità perfetta, si vede benissimo in confronto a tanti smartphone. Nella confezione troverete questo bracket, come scritto, sarebbe una stazione di ricarica senza cavo. In pratica, se parcheggiate e non volete rischiare che lo rubano, si svita, datevi al dispositivo e avrete questo bracket a vista come i BMW navigatori, i BMW Navigator, come vengono chiamati. Oltre al bracket ci saranno gli snodi per poterlo regolare con l'inclinazione che vi serve a voi in base agli spazi e al vostro gusto. C'è l'anello per i traversini, per poterlo montare su un traversino qualsiasi, o l'anello più grande per i manubri, perché se non avete il traversino lo potete montare anche nel manubrio, comodissimo. L'alimentazione è il punto forte di questo dispositivo, perché lo potete alimentare sia tramite USB con un cavettino semplice, top, senza smontare serbatoi, passacavi, cavolate varie, o se no c'è la 12V classica, se avete un po' di dimestichezza la potete collegare alla batteria direttamente. Allora, veniamo ai punti clou di questo video. Perché scegliere un GPS Android Auto CarPlay rispetto a uno smartphone o a uno smartphone secondario rugged che non usate, lo usate solo per navigare? Vi dico i miei punti, le mie considerazioni. Se il vostro obiettivo è ad esempio fare, che ne so, dei rally o degli eventi dove vi serve solamente leggere una traccia offline, lo smartphone secondario o anche lo smartphone primario, diciamo, può andare bene, anche se il secondario è più indicato, visto che se avete un telefono da 1000 euro, nel massimo montarlo su un monocilindrico che vibra. Però se come me fate viaggi, e viaggi, cioè per andare a fare un sentiero dovete fare un po' di strada o avete dei tratti noiosi, con questo qua cosa potete fare in più rispetto a uno smartphone secondario? È connesso al vostro telefono in tutto per tutto, quindi chiamate, SMS, WhatsApp, musica, Spotify, navigazione, qualsiasi cosa, anche gli avvertimenti per gli autovelox, c'è tutto veramente, è una comodità grossissima. Il vostro telefono da 1000 passa euro ve lo tenete in tasca in tranquillità, senza il pensiero che se cade, mi si rompe o mi si rovina la fotocamera per le vibrazioni o così via. Pesa poco, stranamente, perché a vederlo sembrerebbe un mattone, ma pesa poco perché non ha la batteria ed è un pregio, perché un mattone da 7 pollici con una batteria grossa pesa tantissimo. Non so se avete mai sentito un tablet rugged quanto pesa con la batteria, è mattone. Questo invece pesa, non lo so, pesa come un telefonino vecchio. Uno spettacolo. Quindi la comodità che vi dicevo prima è tanta nel poter visualizzare chi vi chiama o un messaggio, perché ve li legge i messaggi. Quindi se ricevete dei messaggi o su WhatsApp o tramite SMS, ve li leggerà ad alta voce senza dover distrarvi dalla guida e guardare lì. Potete guardare la strada e sentire questa voce automatica che ve li legge. Top. Cosa che non è scontata. Inoltre, altra cosa importante, le applicazioni compatibili sono quelle del Play Store. Quelle da fonti sconosciute non le legge, a parte Spotify, fortunatamente. Spotify tramite un'impostazione si attiva ed è semplicissimo, non è una procedura strana, è un'impostazione che dovete spuntare. Facile, facile. Accendiamo il quadro. Questa icona è personalizzabile, ci sono anche altre moto, c'è il GS, c'è il Triumph, Yamaha. Allora, lui si avvia con l'ultima schermata che trova, quindi questa. Questo è Osman, come vedete. Potete spostarvi nella mappa, fare corsa libera. Corsa libera vuol dire che seguite o una traccia che avete caricato, vedete. Le impostazioni che caricate sul telefono ve le rifà vedere tutte qua, precise precise. Il touchscreen, ovviamente, come tutti i GPS Android Auto, moto, macchine, non è multitouch, quindi il pinch to zoom non funziona. Funziona solamente, vedete, c'è il tasto più, il tasto meno e vi spostate un dito alla volta praticamente. Qua potete vedere categorie, poi tracce, ci sono le tracce che avete creato voi, import, quelle che ho creato, vedete, tutte le tracce potete caricare, potete navigarle, potete anche semplicemente seguirle. Qua c'è Spotify. Figata, Spotify
Spotify, poi vi fa vedere tutti i brani. È l'interfaccia che avete sul telefono. Cliccando qua sull'icona Osmand vi riapre Osmand. Così è la modalità doppia. Perdono, ho premuto due volte, ecco. Come su Android Auto, vedete? C'avete sia la mappa lì che la musica là. Comunque la musica vi compare anche sotto qui, figatissima. Qua ci sono le notifiche, vi fa vedere i messaggi WhatsApp, in questo caso posso anche leggerli, ma tanto è collegato all'interfono e non sentirete niente. Potete dare i comandi vocali con l'intasto Google, potete dire qualsiasi cosa. Per esempio, chiama mamma o che ne so, naviga fino a casa, se non volete digitare, comodità. Potete, ecco, tramite l'interfaccia chiamare. C'è un po' di tutto, le app che avete voi, vedete, c'è TomTom, Maps, Osmand, il calendario, WhatsApp, messaggi, anche Messenger, il meteo, volete vedere il meteo? No problem, con questo si può fare. Ah, ve lo legge poi, non ve lo fa vedere. Sta leggendo ad alta voce, sento l'interfono che parla. Figata. Spotify e così via. È semplice, però ha tutto quello che vi serve. TomTom, TomTom, figata. Comodissimo. Come l'applicazione. Digitare. Menu a tendina solito. Vi do una dritta per la configurazione. Se avete il telefono collegato all'interfono, dissociatelo, andate su Bluetooth, impostazioni, dissocia il dispositivo, perché dovrete associarlo a lui, al CarPlay Android Auto. Perché questo? Perché le telefonate, tutto quanto, le gestirà lui e non più il telefono. Il telefono comunicherà tramite il dispositivo e basta. Però la gestione del volume e tutto il resto lo farà Android Auto. Poi andate sulle impostazioni del telefono Bluetooth, cercate il dispositivo che si chiama, mi pare, CarBT o una roba del genere. L'associazione si fa tramite Bluetooth e una volta che si sarà connesso, lui in automatico farà uno switch con il Wi-Fi, perché Android Auto in questo caso è wireless, ovvero è tutto più veloce, perché con il Bluetooth non avresti la stessa velocità che con il Wi-Fi. Una volta collegato, dovete collegare l'interfono. Per farlo bisogna andare nella pagina iniziale, questa. Cuffie Bluetooth, ricerca Bluetooth, vedi, mi dice il dispositivo è connesso YXin R5 Plus, quindi sono a posto, però da qui lo connettete. Poi un'altra cosa, leggevo, bisognava disattivare il microfono, non mi ricordo dov'è che si faceva, mic per cuffie, esatto, vuoi riavviare? No, adesso non lo voglio fare. Mic per cuffie bisogna spegnerlo se avete l'interfono, perché se questo è attivo il microfono funziona questo, non quello dell'interfono, capito? Lì non ho il Bluetooth, altre cose, il volume si regola da qui, di vari volumi. E poi se tornate in Android Auto vi si ricollega, velocissimo. E niente, tutto molto intuitivo e molto semplice, è veramente fatto bene. Io sono molto soddisfatto, vedremo nel corso del tempo come andrà. Nei video successivi a questo lo vedrete in azione e se siete indecisi farete voi le vostre considerazioni. Considerate che io ho avuto la fortuna di pagarlo una cavolata. Lui costa 211 euro, 210 euro, naviga in quella fascia di prezzo lì. C'era una promozione di 38 euro più 12 euro di AliExpress, più avevo delle monete, mi pare 13 euro. In pratica l'ho pagato invece che 211, 150 euro precisi, 61 euro in meno. E per 150 euro ve lo dico, è un affare. Considerate che il fratello minore da 5 pollici, che poi non è fatto così bene, è un po' più grossolano, costa 110 euro. Quindi se vi capita qualche offerta, e c'è al momento, in questo momento c'è un'offerta di 38 euro, quindi lo pagate 170 euro e qualcosa, è un ottimo prezzo anche quello. Bene, ora vi lascio qualche video con il dispositivo in azione.
finisce? C'è una casa lì, per me andiamo a cercare casa. Una proprietà privata, non ho cercato cazzi. Ma che montagna russa questa? Questo terreno, questa è sabbia.